Com'è nata la Luna? Secondo l'ipotesi più in voga, al momento la Luna sarebbe nata 4 miliardi e mezzo di anni fa da un enorme impatto spaziale tra la Terra primordiale e un misterioso corpo celeste. Questo corpo celeste si sarebbe poi disintegrato. Dopo l'impatto, i suoi frammenti, mescolati ai frammenti della superficie terrestre, si sarebbero poi condensati a formare quella palla che vediamo nel cielo e che oggi chiamiamo Luna. Bene, questo corpo celeste gli astronomi lo chiamano Theia, dal nome della mitologica madre di Selene, cioè la Luna per gli antichi greci, e oggi per la prima volta la rivista Science pubblica una prova che questo impatto possa essere davvero avvenuto. La prova è stata trovata da un gruppo di ricercatori tedeschi che per la prima volta hanno rilevato una piccola ma significativa differenza tra la composizione delle rocce terrestri e la composizione delle rocce lunari, che sostengono che questa sia la dimostrazione del fatto che un mescolamento in qualche momento della storia del nostro sistema solare debba essere avvenuto. Se sia la prova definitiva ancora non è chiaro, quello che è chiaro è che la teoria dell'impatto gigante resta la più plausibile per gli scienziati.